carcere, questa realtà drammatica, no, che vive perché questo Stato e perché noi, le nostre tasse, facciamo vivere in Italia, ma anche negli altri paesi, è una realtà veramente abominevole, è una realtà assurda, è una realtà che va cancellata immediatamente, il più presto possibile. Dal lunedì fino al venerdì escono 1000 persone dal carcere, di media, perché hanno finito la pena. Di questi 1000 sappiamo già con certezza, dati alla mano, che dalle 700 alle 800 persone ritornano tutti dentro. Quando una persona esce, viene buttato fuori, e dove va? Ecco dove c'è il tasso di recidività. Dove va? Tanto dicono io, chi mi prende a me, chi mi vuole, chi mi dà una mano, chi mi prende a lavorare, chi... La persona rimane alienata, no, dentro la cella per 21 ore al giorno, grosso modo, poi varia, no, da carcere a carcere, insomma, però questa qui è la realtà del fatto. Una cella di 4 persone, dove stavamo, eravamo 13 persone, io la mattina quando dovevo andare a lavorare, che ero responsabile della cucina, ero cuoco, io non potevo scendere dalla branda perché svegliavo una persona e sento una massa di problemi che stanno dentro una cella di 13 persone, una persona può scattare pure una normale. Tu dai fastidio, ti metto dentro. Una discarica sociale proprio. Ti tengo dentro un anno, due, 10, 20, a seconda, non succede nulla, anzi, il carcere è una scuola del crimine. Un ragazzo di 20 anni, 21 anni, con un primo reato, lo mettono insieme con uno che ha dei precedenti penali già abbastanza un pochettino più gravi, a quel ragazzo lo guastiamo. Ed ecco perché c'è un tasso di recidività in Italia abbastanza grave. Cosa vuol dire ritornare in carcere? Vuol dire commettere un altro reato. Ogni giorno 800 persone circa fanno del male a qualcuno, e tutti i giorni, quindi domani, mercoledì altri 800 ancora, e così via, tutto l'anno. In carcere c'è la sopravvivenza, c'è una carneficina. Perché la gente ha bisogno di sentirsi protetta, quindi se si sente dire è in carcere, la gente è tranquilla, boh, è contenta così, non rompe, quindi in realtà... Non è pagare il reato, è togliere la dignità di un uomo, togliere la dignità di una persona. È giusto che paghi la pena, è giusto pure però che lo paghi in maniera idonea a un suo recupero. Cioè il carcere dovrebbe servire come veicolo di risocializzazione e di reinserimento sociale. Il problema è il passaggio dalla certezza della pena alla certezza del recupero. Questo è il passaggio che dobbiamo fare obbligatoriamente. Cosa vuol dire? Vuol dire creare strutture idonee a queste persone che hanno storie drammatiche di sofferenza e di solitudine inaudita, per creare dei luoghi dove queste persone possono essere accompagnate, non buttate fuori così lo sbaraglio. Perché senza di loro noi saremmo persi. E adesso qui ho imparato un lavoro, sto in apicoltura, sono responsabile che faccio la papa reale. Il lavoro sì, mi soddisfa, anzi quando esco ho un lavoro. La persona deve essere processata subito, dopo uno cambia. Io adesso che esco mi metto sopra un'apicoltura, mi metto degli operai, dopo 3-4 anni mi fisso questo processo. Che io, tutto questo che ho fatto adesso, che mi sono costruito queste api, che io sto lavorando per bene, che sto mettendo sopra questa, di questi giovani qui, devo lasciare tutto per andare in carcere. Una cosa che ho fatto 8 anni fa, noi siamo il primo paese civile al mondo, ci dicono loro, ma siamo l'ultimo paese civile al mondo. Loro, la civiltà la misuro sui soldi, ma non la misuro sulla dignità di una persona. Se non hai il borsellino, non c'è nessuno che ti aiuta. Se non hai soldi, sei costretto a delinquere, se sei, oppure a trovare qualcuno, veramente un fratello, un parente che ti dà una mano. Se non hai soldi non trovi l'amico. Lo Stato riconosce tutto questo degrado che sta, però fa finta di niente. Ma io qui mi viene da fare una domanda: perché la politica ascolta qualcuno? Io non credo che ci sia questa, o almeno voglio dire, io negli ultimi anni non ho mai respirato questo abbraccio da parte della politica verso il popolo. E qui deve essere qualcuno che deve dare una svolta.
non posso delegare il mio sindaco, il mio assessore a fare quello che vuole. Devo accompagnarlo, devo stargli addosso, devo tallonarlo, devo verificare che cosa sta facendo.